stradali sia gli incontri con le autorità, non trascura nessun livello della contraddizione e dell'antagonismo. Non ci sono delle cose che non si possono fare, delle persone con cui non si può parlare, si parla con tutti, si intralcia la macchina, si inceppa la macchina dell'opera maledetta in tutti i modi possibili, ma partendo da una forza di base, che è la forza di una popolazione unita. Mi metto per un momento dal punto di vista dello Stato, degli amministratori. Bene, da qualche parte bisognerà pure metterlo questo inceneritore. Che diciamo sempre di no, non a casa nostra, non a casa mia, non a casa tua. Beh, se io fossi uno che ha bisogno di mettere un inceneritore in un posto e appartengo a una società di concittadini, siamo tutti concittadini dello stesso paese, abbiamo tutti sottoscritto un patto che si chiama Costituzione. Bene, andrei in quel posto e direi: sentite, noi dobbiamo fare questa opera. Prima di tutto sentiremo il vostro parere. Prima di tutto vogliamo sentire la vostra maggioranza. Vogliamo fare un referendum qui per sapere se lo volete. Ma prima vi offriamo un sacco di cose. Vi offriamo un ospedale, vi offriamo una scuola, vi offriamo di pagare meno la corrente elettrica. Dobbiamo fare di questo posto, di questo nostro impianto, una cosa che voi chiedete a noi. Cioè voi dovete essere così contenti dei vantaggi che avete da questa opera che ce la chiedete. Facciamo un bando, mettiamo chi la vuole, facciamo un'asta addirittura chi la vuole. Questo fa una comunità, persone che appartengono a una comunità. Si decide insieme. E in cambio di un danno che va comunque controllato, che va comunque garantito per la sua nocività, va controllata la sua nocività, per un ingombro di questo genere va poi garantita una quantità di vantaggi, perfino la esenzione fiscale, per dire. Ecco, io devo incentivare questa opera. Invece cosa fa questo nostro Stato? La impone come se quelli non fossero cittadini ma fossero sudditi che devono obbedire e basta, non si discute, abbiamo deciso questo e basta. Questo è successo nel nostro paese in giro da un bel po' di anni a questa parte, perché questo nostro paese ha perduto la unione delle sue componenti, ha perduto la sua cittadinanza. Oggi siamo praticamente di nuovo in allerta, soprattutto per quanto riguarda la faccenda dell'inceneritore. Allora diciamo una cosa con chiarezza: chi ha pensato, chi ha pianificato, chi ha avuto l'idea di creare un mostro del genere su un territorio che da anni attende le bonifiche, ha commesso e vuole commettere un atto estremo. Le parole di Livio ci hanno un po' toccato, perché tutti noi sappiamo che cosa significa vivere in questa terra. I lutti non sono una cosa di cui noi parliamo giusto per dare argomenti. I lutti sono qualcosa che noi sentiamo veramente su questi territori, perché avvengono. E avvengono attraverso un disegno preciso che ha portato il nostro territorio a far accumulare profitto a determinate persone, a determinati potentati economici, sullo sfruttamento del nostro territorio. Questo è quello che è accaduto quando hanno costruito le discariche, questo è quello che è accaduto quando hanno interrato i rifiuti tossici nella nostra terra, questo è quello che accade quando paventano la costruzione dell'inceneritore di Giugliano per bruciare le balle, o quando paventano la costruzione di inceneritori in generale per chiudere un ciclo dei rifiuti inquinante. C'è qualcuno che si arricchisce dietro questa roba. Quei 300 milioni di euro a qualcuno andranno. Dietro c'è una logica di speculazione che funziona, che ha funzionato fino ad oggi, e noi siamo il granello di sabbia. Ora, in questi giorni abbiamo letto tutti la polemica sui giornali fatta da una serie di personaggi ed erri legata a quella che è la legittima battaglia che in Val Susa avviene proprio su questioni come la nostra. Quando il popolo, quando la gente decide che bisogna agire in un certo modo, non si possono chiudere gli spazi di democrazia, perché altrimenti l'unico strumento che ci resta è quello del boicottaggio. E noi siamo complici con te, come siamo complici con chi difende la propria terra in Val Susa, perché l'abbiamo difesa a Chiaiano, perché il boicottaggio è una pratica che abbiamo conosciuto. Noi abbiamo boicottato,
Ne abbiamo boicottato e abbiamo subito inchieste della magistratura. Ne abbiamo boicottato e abbiamo preso le manganellate. Ne abbiamo boicottato perché volevamo salvaguardare il nostro territorio. Il boicottaggio è una pratica legittima e noi dobbiamo cominciare a riconoscere questa cosa. Non ci possiamo nascondere dietro a una democrazia che non ci rappresenta. Perché non rappresenta i cari che abbiamo perso, perché non rappresenta i bambini che nascono malformati, perché non rappresenta chi come i ministri della salute che oggi vengono sui nostri territori a dire che si muore per cattivi stili di vita. In Campania si muore perché esiste una connessione tra rifiuti e salute e ci sono delle terre inquinate in cui gli agenti tossici che entrano nell'organismo degli uomini creano malattie, cancri e vittime. Lo sappiamo tutti, non abbiamo bisogno di pentiti prezzolati che ce lo raccontano, lo sappiamo già perché abbiamo pagato. Non so se tutti sappiamo perché ci viene nascosto, ma Mugnano è uno dei comuni con la più alta percentuale di tumori nell'Asser Napoli 2. I quartieri di Chiaiano, Pianura e Bagnoli, quindi Chiaiano, quartiere confinante, sono i quartieri che hanno la più alta percentuale di tumori a Napoli. Noi adesso abbiamo, secondo me, un dovere da cittadini, è quello di impedire che queste politiche di sfruttamento del territorio attraverso la devastazione ambientale vadano avanti. Noi dobbiamo dire un no fermo alla costruzione dell'inceneritore di Giugliano perché sappiamo che dietro la speculazione economica c'è una speculazione sulla salute dei cittadini e quindi abbiamo il dovere di fermare questo scempio. Non possiamo fermarci alle chiacchiere, non possiamo fermarci alle iniziative, dobbiamo trovare gli strumenti per vincerla questa battaglia, perché in Campania vogliamo le bonifiche, perché se queste terre sono state avvelenate devono essere bonificate, abbiamo bisogno di dotarci di strumenti che ci consentano di salvare il salvabile, se c'è ancora qualcosa di salvabile, e soprattutto abbiamo bisogno di ricostruire una verità, perché c'è gente che in Campania non ci deve più venire, perché esistono i responsabili di questo scempio, e noi sono i responsabili di questo scempio, che spesso fanno parte di lobby dove si siedono a tavola camorra, apparati dello Stato, pezzi della politica. Beh, cioè, questo connubio deve finire e può finire solo se noi oggi ci assumiamo alcune pratiche, e tra queste c'è la pratica di cui parlava Enrico e del boicottaggio. Noi siamo con te come siamo con i ragazzi della Valsusa e siamo convintissimi che la battaglia deve essere fatta cantiere per cantiere, paese per paese, e che l'inceneritore di Giugliano non si deve costruire, le discariche devono essere chiuse, serve un ciclo che spinga la raccolta differenziata e servono le bonifiche. Chi non parla di questo in Campania non è benvenuto. Noi dobbiamo avere la forza e la fermezza di dirlo, dobbiamo dirlo a tutti i ministri che vengono qui a raccontarci le palle. Non siete graditi.